L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti nasce grazie al progetto di legge del 9 novembre 1797 presentato da Napoleone Bonaparte al direttorio esecutivo della Cisalpina. Il decreto disponeva: vi deve essere per tutta la Repubblica un istituto nazionale incaricato di raccogliere le scoperte e perfezionare le arti e le scienze. Se ne fissava inizialmente la sede a Bologna, città della più antica università d'Europa. Solo successivamente, nel 1891, l'Istituto Veneto venne localizzato a Palazzo Loredan a Venezia, dove l'edificio occupa un'estensione notevole di Campo Santo Stefano, una fra le piazze più rilevanti della città. Il palazzo era stato acquistato dai Loredan nel 1536, venne ristrutturato con forme e caratteri rinascimentali da Antonio Scarpagnino. L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti ha nel cuore di Venezia le sue due attuali sedi: Palazzo Loredan, sede della vita accademica, e Palazzo Cavalli Franchetti, la nuova sede dedicata alla promozione culturale. Palazzo Franchetti, che dista solo pochi metri da Palazzo Loredan, rappresenterà così una sorta di ampliamento della sede stessa dell'Istituto. Siamo nel cuore della città, in questo punto ai piedi del ponte dell'Accademia si affacciano le principali istituzioni, alcune delle principali istituzioni culturali della città. Abbiamo l'Istituto Veneto, la Fondazione Guggenheim, i musei dell'Accademia, Palazzo Grassi, il Conservatorio Benedetto Marcello. Siamo a metà strada tra Piazzale Roma e la Piazza San Marco, quindi in un punto nevralgico della città, e questo per noi è sicuramente un fattore estremamente importante, perché ci consente di organizzare delle iniziative che sono nel cuore della città ma che molto facilmente sono raggiungibili anche da chi viene da fuori. Attualmente l'Istituto Veneto costituisce una delle realtà più significative del nostro paese nella promozione e diffusione della cultura, della ricerca e del sapere, grazie al suo programma annuale che comprende principalmente un calendario di manifestazioni artistiche e scientifiche e svariati concorsi a premi che danno la possibilità concreta ai giovani studiosi di partecipare alla vita culturale dell'Istituto. L'Accademia vanta un rilievo nazionale e internazionale datogli sia dall'ampiezza della struttura, sia dal raggio e dalla complessità dell'azione culturale e scientifica svolta. Abbiamo la possibilità di organizzare alcune scuole internazionali post laurea che durano mediamente da 10 a 15 giorni, ma sono 10-15 giorni intensissimi in cui i ragazzi vengono qui, sono ragazzi che vengono di solito dal Nord America e dall'Europa, ma anche da altri paesi, dal Giappone, abbiamo avuto anche dalla Cina, dalla Russia ovviamente. Sono ragazzi che vengono qui, si trovano insieme ed è straordinario, sono ragazzi che vengono catapultati da esperienze estremamente diverse, da paesaggi completamente diversi, ma stanno qui dalle 9 della mattina fino alle 8 di sera, quasi non si muovono, ed è, devo dire, anche sorprendente per noi che organizziamo queste cose vedere l'affiatamento, la voglia di stare insieme. Poi passano anche le ore libere insieme perché fanno effettivamente gruppo i ragazzi e i docenti. Scopo dell'Accademia è quello di riunire insieme personalità di spicco nel mondo degli studi per promuovere, in assoluta autonomia, la vita culturale, sociale ed economica del Paese, offrendo inoltre una particolare attenzione al mondo dell'arte. Attualmente abbiamo presso di noi questa mostra sulla collezione privata di Pontus Sultan, che occupa tutto il piano nobile e che si terrà fino al 4 di luglio. Che ospita questa collezione di arte contemporanea, perché un pochino l'intenzione per quello che riguarda le mostre è proprio di concentrarsi sul contemporaneo, sull'arte contemporanea. Questa zona di Venezia è una zona che sta diventando un punto focale per quello che riguarda l'arte contemporanea, e quindi anche noi vogliamo dare il nostro contributo, partecipare a questa vita, a questa attenzione che Venezia sta rivolgendo a questo genere di attività.
La personale collezione di opere d'arte di Pontus Sultan, formatasi in gran parte per gli omaggi al grande critico e storico da parte degli artisti, rappresenta al meglio il percorso di un protagonista dell'arte di un secolo fecondo e tormentato come è stato il 1900. La mostra a Palazzo Franchetti vuole essere un omaggio alla carriera di Pontus Sultan. L'esposizione presenta oltre 100 opere selezionate dalla prestigiosa collezione personale del critico svedese, ordinate in tre sezioni che contraddistinguono la tipologia delle sue scelte artistiche. Dall'arte ad internet. Fondamentali sono i dati rintracciabili sul sito web dell'Istituto Veneto, che riguardano non solo le principali attività svolte dall'Accademia, ma anche una utilissima banca dati contenente informazioni sulla Laguna di Venezia. La banca dati viene gestita da qui con l'aggiornamento dei dati che teniamo nel nostro archivio. La banca dati sulla Laguna di Venezia è uno dei settori del nostro sito internet che ha 35.000 accessi circa al mese e noi in particolare abbiamo numerosissimi dati riguardo alla meteorologia. E, tra l'altro, questa banca dati nella sezione divulgazione ha vinto un premio che è il Pirelli International Award del 2004 per il miglior sito divulgativo a livello nazionale. I giovani, inoltre, possono usufruire delle rassegne video dell'Istituto Veneto offerte in collaborazione con il programma scientifico Explora, che ha realizzato reportage di calibro internazionale su vari temi, dal futuro della ricerca spaziale al tema dell'ecosostenibilità nel nostro pianeta, ponendo a confronto le differenti realtà dei vari continenti. Fondamentale è l'opera di restauro dell'Accademia che sta sempre più espandendosi. Nel 1999 ha acquisito Palazzo Franchetti, prestigioso palazzo gotico sul Canal Grande, ampiamente ristrutturato tra l'Otto e il Novecento da Giovanni Battista Meduna e da Camillo Boito, dove è in corso l'allestimento di sale congressi dotate delle più aggiornate apparecchiature informatiche e audiovisive. Il restauro di Palazzo Franchetti, il suo nome storico è Palazzo Cavalli Franchetti, è stata un'operazione lunga, accurata, minuziosa. Ha impegnato l'Istituto Veneto e le ditte professionisti che sono stati da lui scelti per circa 3 anni. Il palazzo è stato oggetto di una pulizia completa nella sua parte esterna, la facciata, i marmi, il balcone, di interventi di consolidamento strutturale ed è stato soprattutto completamente rinnovato sotto il profilo dell'impiantistica. Il palazzo è ora completamente cablato, un sistema di trasmissione dati lo avvolge completamente e soprattutto tutte le sue stanze comunicano per video, per immagine, per suono fra di loro. In questa bellissima castelleria costruita dalla Cassa di Risparmio fra il 1920 e il 1925 stavano gli archivi della Federazione delle Casse di Risparmio che si riunivano dopo la Prima Guerra Mondiale per mettere a frutto con i soldi del governo italiano la rinascita economica del Veneto. Questa è la parte più recente dell'istituto perché è stata restaurata, come vi dicevo, e arredata alla fine della Prima Guerra Mondiale. Le parti invece sottostanti sono state restaurate integralmente fra il 1850 e il 1890. Usiamo il termine di restaurate per dire che in quegli anni l'intervento di restauro equivaleva a un rifacimento completo. Il barone Franchetti da ultimo, ma poi un principe di casa Asburgo, un pretendente Orléans di Francia, rifecero completamente in un programma decorativo ed architettura gli interi interni del palazzo. Qui l'ultimo atto,
sotto gli atti precedenti ottocenteschi, e qui anche con quest'ultimo atto la sede dell'Organizzazione per le Nazioni Unite che si occupa di benessere e di salute.